Anche se gli avvistamenti sono molto rari, è l'unica specie di pinnipede che vive nel Mar Mediterraneo. Minacciata dalla distruzione degli habitat e dall'azione più o meno involontaria dell'uomo, pensate, conta al mondo soltanto 700 individui. Stiamo parlando di una foca che vive nel Mar Mediterraneo, la foca monaca. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Massimiliano e voi siete su Bio Mare, la rubrica a cura di Marcella all'interno del canale Sub-H2O che parla di biologia marina. Nell'ultimo video di questa rubrica, se ricordate, abbiamo iniziato a parlare dei mammiferi marini. Abbiamo visto che ci sono quattro gruppi. Stiamo parlando ovviamente dei pinnipedi, come le foche e i leoni marini, i carnivori, cioè lontre ed orsi polari, i sireni, dugonghi e lamantini, e infine i cetacei, come le balene e i delfini. Lo abbiamo già detto, i mammiferi marini sono degli organismi veramente interessanti. Non che gli altri non lo siano, però effettivamente da sempre suscitano la curiosità dell'uomo per via delle loro caratteristiche. Nel Mar Mediterraneo non siamo soliti parlare di delfini, di balene, di capodogli, però in realtà questi sono presenti, tant'è che c'è un'area marittima identificata come il santuario dei cetacei. Ovviamente si trova nel Mar Mediterraneo e quest'area è stata istituita anche a livello legislativo proprio perché lì c'è una presenza abbondante di questi mammiferi marini. Beh, sicuramente di questo faremo un video a parte, ma la cosa che ci capita veramente di rado è sentire parlare di foche nel Mar Mediterraneo. E se ricordate, anche nel video precedente avevamo detto che in genere i pinnipedi vivono in ambienti freddi, eppure una specie di questi interessantissimi animali vive pure nel Mar Mediterraneo, anzi quasi solo esclusivamente nel Mar Mediterraneo. Stiamo parlando di una foca che viene chiamata foca monaca, della specie Monacus monacus, che proveremo a conoscere meglio in questo video. Nello specifico oggi vedremo le caratteristiche di questo mammifero, il comportamento, la distribuzione e da cosa effettivamente è minacciato. Come abbiamo già detto, la foca monaca è un pinnipede, precisamente un pinnipede di medie dimensioni. Come tutti gli altri focidi, ha un corpo allungato, cilindrico e ricoperto da una pelliccia di colore scuro. Gli esemplari maschi hanno la pelliccia nera, mentre le femmine hanno la pelliccia marrone grigio scuro. In questo caso però il ventre sarà più chiaro. Pensate, i cuccioli di foca monaca hanno un colore molto caratteristico. La pelliccia è nera marrone e hanno una macchia bianca sul ventre. Gli esemplari di foca monaca hanno una testa arrotondata con un muso dotato di baffi spessi che vengono utilizzati, come abbiamo già detto anche nel precedente video, come dei sensori. Inoltre le orecchie, come per tutte le foche, sono prive di padiglione auricolare e vi ricordiamo è un elemento che distingue la foca dal leone marino, anch'esso un pinnipede. Comunque queste cose le abbiamo già accennate nel precedente video, se ve lo siete persi vi invito ad andarlo a vedere, ve lo lascio qui in alto nelle schede. Per quanto riguarda la foca monaca, questa vive per lo più in mare. Però l'avevamo già detto anche nel precedente video, i pinnipedi sono dei mammiferi che effettivamente non hanno fatto il completo passaggio nell'ambiente acquatico. Hanno infatti bisogno di sostare nella terraferma per riposarsi, per partorire, ma anche per allattare. Il motivo per cui nessuno di noi l'ha mai trovata in una spiaggia è perché loro preferiscono vivere nelle grotte marine, dove l'unico accesso è solo via mare. E all'interno di queste grotte marine deve esserci necessariamente una parte emersa. Studi scientifici però sostengono che il comportamento di questo animale di andare nelle grotte accessibili soltanto via mare sia soltanto una risposta al disturbo antropico. Infatti, in alcuni casi
qualche esemplare è stato avvistato in spiagge vietate all'accesso umano. Però per quanto riguarda ciò che minaccia l'esistenza di questa specie ne parleremo un po' più avanti. Adesso vediamo di cosa si nutre la foca monaca. Pare che fortunatamente siano abbastanza opportuniste e che variano la loro dieta in funzione di ciò che c'è disponibile. Comunque si nutrono per lo più di pesci ossei della famiglia Sparide, di cui fanno parte le orate, i saraghi e le salpe, ma anche di molluschi cefalopodi come il polpo comune e in alcuni casi anche di tartarughe caretta caretta. Anche di questa specie abbiamo realizzato un video dedicato. Vi invito ad andarlo a vedere, ve lo lascio qui in alto nelle schede. Anche le foche, come abbiamo già detto di tutti i mammiferi marini, hanno sviluppato una buona abilità nell'immersione. Nel caso dei pinnipedi, come le foche, più in generale possono raggiungere delle profondità in apnea davvero notevoli. Possono arrivare fino a 250 metri di profondità e possono trattenere il respiro per più di 30 minuti. Nel caso della foca monaca, questa è stata avvistata fino a 120 metri di profondità in apnea. Anche i cuccioli, già dopo la prima settimana di vita, sono molto bravi ad immergersi, ma la loro capacità e la loro abilità migliora con l'età. Come vi ho già detto, la foca monaca è l'unico pinnipede presente nel nostro Mar Mediterraneo, ma è stato avvistato anche nel Mar Nero, nelle acque dell'Atlantico e in particolare nelle coste della Spagna, Portogallo, Marocco, Mauritania, Madeira e Isole Canarie. In Italia pare che fino alla metà del secolo scorso era un'assidua frequentatrice di coste della Sicilia, della Sardegna e delle isole minori. Come abbiamo già detto, purtroppo questa specie è molto minacciata, è addirittura la specie di foca più minacciata al mondo e si contano soltanto 600-700 individui. Le minacce per questa specie sono purtroppo direttamente o indirettamente legate all'attività umana. Pensate che fin dall'antichità, già dal periodo romano, ma anche nel Medioevo, questa specie veniva cacciata per motivi commerciali. Veniva infatti adoperata la pelliccia, la pelle, e veniva consumata anche la sua carne. Comunque, diciamo che l'intensità e la tipologia di minaccia varia da regione a regione. Ma in ogni caso il mondo scientifico è d'accordo su diversi punti. A minacciare questi individui è sicuramente la distruzione di habitat, ma anche le catture accidentali e l'uccisione volontaria. Proprio come abbiamo già detto, pare infatti che la distruzione degli habitat abbia portato questi individui a formare le proprie piccole colonie o comunque a partorire all'interno di grotte accessibili soltanto via mare. Questi luoghi, che prevedono anche una parte di terra emersa, sono però per i piccoli di foca molto pericolosi. Infatti durante il periodo di alta marea questi possono accidentalmente finire in mare e morire annegati o anche morire di fame. Per quanto riguarda l'altra minaccia di cui abbiamo parlato, cioè quella della pesca accidentale, beh, purtroppo le foche possono finire in delle reti dei pescatori e quindi possono essere anche accidentalmente così catturate. Infine, l'altro tipo di minaccia di cui abbiamo parlato è anche l'uccisione volontaria da parte di alcuni pescatori. Questi ultimi infatti vedono la foca come una minaccia per il loro pescato o comunque un animale che può distruggere le loro reti. Comunque oggi questa specie è fortunatamente tutelata da leggi nazionali e internazionali e la protezione dell'habitat attraverso l'istituzione di aree protette è considerata una priorità per la sua conservazione. Insomma, speriamo di sentire al più presto nuove notizie di avvistamenti di questi mammiferi marini, magari in popolazioni numerose. Ok, io adesso ho finito, spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato mettete pure un bel mi piace e iscrivetevi al canale così da non perdere tutti gli altri video. Vi ricordo che siamo anche attivi su una pagina Facebook dove condividiamo tantissimi articoli che riguardano la subacquea, la natura e non solo. Io adesso ho veramente finito e noi ci vediamo senz'altro ad un prossimo video. Ciao!